sui due punti, totale trasparenza, total disclosure, una volta per tutte, per il bene del Paese, per il bene della democrazia, per il bene dell'opinione pubblica, per il bene della RAI. Trasparenza sui compensi e, in secondo piano, ma altrettanto importante, che si dica una parola definitiva su questo cattivo pensiero che nasce da Gubitosi e però verrebbe applicato agli attuali dirigenti, di utilizzare questa, come dire, questo peccatuccio di emissione di titoli per essere classificati come operatori nel mercato finanziario per derogare al tetto che invece tutti noi, se ben ricordo, lei compreso in quest'Aula, abbiamo consapevolmente votato. La ringrazio, signor Sottosegretario. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente 2.099. Ah, chiedo scusa. Era talmente accorato che sembrava una replica. Prego, Sottosegretario. Grazie, signor Presidente. Naturalmente, sempre per ragioni di verbale, rispondo nuovamente all'osservazione preliminare del Presidente Brunetta, appunto ricordando che naturalmente il Governo, e ringraziandolo innanzitutto per le parole di stima che ricambio completamente, anche a seguito di questa interessante sua dissertazione che ho seguito con grande attenzione, appunto che al di là delle parole di stima nei miei confronti, naturalmente il Governo è sempre rappresentato con piena dignità da uno qualsiasi dei suoi componenti e in particolare il Ministro per i rapporti con il Parlamento e i sottosegretari che appunto collaborano con il Ministro hanno il compito precipuo di garantire che il lavoro tra Camere e Esecutivo sia il più efficiente e più snello possibile, per cui uno dei nostri compiti istituzionali è spesso anche di rappresentare il Governo a nome di altri ministeri. Lo ringrazio anche per, appunto, come dicevo, per l'interessantissima dissertazione, per le sue osservazioni. Peraltro, essendo stato nella mia vita precedente un direttore delle risorse umane, si tratta del mio, diciamo, pane quotidiano professionale, ma insomma potremmo continuare a parlarne magari davanti a un caffè, ma in questo caso naturalmente siamo in un altro ruolo e quindi mi spetta darle, onorevole Brunetta, una risposta formale che appunto le do a nome del Governo e sulla base della quale vorrei evidenziare in primo luogo che il punto di riferimento essenziale su questa materia è costituito dalle disposizioni dell'articolo 60,3 del decreto legislativo 165 del 2001 che è stato modificato dalla legge 125/2013 di conversione del decreto legge 31 agosto 2013 numero 101. Queste disposizioni in sintesi prevedono che anche la RAI, analogamente agli enti pubblici economici, alle aziende che producono servizi di pubblica utilità, alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni di cui l'articolo 1,3 della legge 31 dicembre 2009 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, quindi la RAI, analogamente a tutti questi enti, è obbligata relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo a, virgolette, comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il costo annuo del personale comunque utilizzato in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il predetto Dipartimento della Funzione Pubblica. Chiudo la citazione. Questo è il quadro di riferimento in cui si inserisce l'attività sviluppata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa col Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di definire sotto il profilo operativo le suddette procedure nei tempi tecnici strettamente necessari, identificati nel marzo 2014. Ciò premesso, la RAI, in adempimento agli obblighi di legge, ha provveduto a trasmettere nel termine previsto e secondo i criteri delineati dalla Ragioneria Generale dello Stato tutti i dati richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa col Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Infatti, come anche ricorda l'onorevole Brunetta nella parte, diciamo, scritta della sua interpellanza, sulla home page del sito contoannuale.tesoro.it sono disponibili documenti elaborati a corredo del conto annuale, tra i quali quello relativo alla RAI riferito all'anno 2013.
Il tema della trasparenza dei compensi è oggetto, peraltro, di un'importante riflessione nell'ambito del nuovo contratto di servizio, che è in via di definizione, e trova altresì una specifica disciplina nell'ambito del disegno di legge sulla riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame di questa Camera dei Deputati. Nel testo di questo provvedimento, in particolare, viene prevista l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della società di un piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale che prevede la pubblicazione di una serie di dati e di informazioni, nonché la pubblicazione dei compensi lordi percepiti dai dirigenti. In merito all'ultimo quesito posto, la RAI ha riferito che l'operazione di emissione di titoli obbligazionari si inserisce all'interno di un più ampio processo di interventi sulla struttura economico-finanziaria dell'azienda e che ha comportato un rilevante calo del costo per interessi passivi. Grazie. Facoltà di replicare il Presidente Brunetta. Allora, vede, con la simpatia che mi lega alla sua persona, mentre io ho cercato di giocare in questa interpellanza urgente sulla RAI in forma politico-culturale, andando alla sostanza, lei purtroppo, non gliene voglio più di tanto, ha fatto un fallo di reazione, cioè mi ha risposto in maniera banalmente burocratica. La capisco, forse non ne aveva, non aveva le informazioni necessarie, quindi dovendo rispondere su tutto non era possibile interloquire.